Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Oggi è Pentecoste, che vuol dire 50° giorno. Sono passati 50 giorni dal giorno di Pasqua ed è il compimento del mistero pasquale, la terza e ultima grande tappa. La resurrezione, anzi prima la morte, la passione, la resurrezione, l'ascensione al cielo e oggi il dono dello Spirito. Questa festa si colloca sulla precedente festa ebraica della Pentecoste, chiamata la festa delle settimane, che ricordava e faceva rivivere il dono dell'alleanza al Sinai, il dono della relazione che Dio ha voluto instaurare col suo popolo, ma i profeti avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova alleanza, non più scritta sulle tavole di pietra, quelle di Mosè, i 10 comandamenti, non più basata cioè su dei comandi esteriori, ma un'alleanza nuova scritta nel cuore dei credenti. E queste parole di Gesù sullo Spirito Santo sono il compimento di questa nuova alleanza, perché Gesù promette la venuta del suo Spirito Paraclito, una parola greca, come tutto il Vangelo, che vuol dire consolatore o forse meglio avvocato difensore, colui che è sempre al nostro fianco. Paraclito vuol dire proprio chiamato vicino, chiamato accanto. Ecco, è colui che ci accompagna perché è colui che permette a ciascuno di noi di incontrare la verità che è Gesù, la sua parola viva, la sua persona viva che cammina insieme con noi. Lo Spirito che Gesù promette ci accompagna, come dice il Vangelo, ci guida alla verità tutta intera. La verità nel Vangelo di Giovanni è la rivelazione di Gesù, cioè ci guida a una conoscenza, a una comprensione e soprattutto a mettere in pratica sempre di nuovo e sempre meglio quell'annuncio che ci ha portato Gesù. Lo Spirito non ha un altro messaggio da dare. Infatti Gesù dice: prenderà dal mio e ve lo annuncerà, da quel che è mio. Lo Spirito è colui che ci permette di vivere Gesù, di vivere in Gesù e con Gesù. Lo Spirito è la grande anima della Chiesa, è la grande anima della vita cristiana. Lo abbiamo ricevuto nel battesimo, lo abbiamo confermato, ci è stato confermato questo dono nella cresima, che si chiama appunto confermazione. Questo dono dello Spirito ci viene rinnovato nell'Eucaristia, attraverso i sacramenti, perché lo Spirito è il cuore della nostra relazione con Dio, è colui che ci permette di vivere da figli e di gridare, come dice Paolo nelle sue lettere, Abba Padre, cioè di vivere lo stesso atteggiamento filiale che ha vissuto Gesù. Non è solo uno sforzo, la vita cristiana non è solo uno sforzo della nostra volontà di essere buoni, di perdonare, di servire, ma è un dono dello Spirito che anima la nostra volontà, e ce n'è bisogno naturalmente anche del nostro impegno, ma che anima dall'interno, che appunto ci cambia il cuore, un cuore capace di vedere le cose, le persone e la vita secondo gli occhi di Dio.